Sono passati 7 giorni e 7 notti da quando Retsuto Yaju e Itto Ogami si sono scambiati la promessa di incontrarsi in questo luogo per affrontarsi di nuovo con la spada. Retsuto è ancora sotto la sorveglianza di Tamo Abe, assaggiatore ufficiale dello Shogun. Tamo ha in animo di uccidere Retsuto facendolo morire di fame, in modo che poi la sua morte sia creduta naturale. Tuttavia, Retsuto non dà segno di risentire degli intenti di Tamo volti ad affamarlo. Sembra in ottima salute. Nessuno sospetterà che sia stato io a ucciderlo. Io lo so perché... è semplice. Ha preso la speciale pillola degli Aju. Sono pillole che tengono in vita anche chi non mangia. Io non immaginavo che le avesse con sé. Me l'hai fatta un'altra volta, maledetto! Ma io scoprirò dove le tieni nascoste. Io lo scoprirò e riuscirò ad annientarti! Credevi di essere furbo, le tenevi nascoste nel vestito, ma io sono più furbo di te, miserabile. Sei di nuovo nelle mie mani. Fai bene a purificarti, perché stavolta per te è davvero finito. Su, forza, muovetevi, svelti, cercate nei vestiti, devono esserci, forza, cosa fai? Cerca anche tu, trovateli in qualche posto, devono esserci, avete controllato i suoi vestiti, cosa aspettate a farlo? Buoni a nulla, cercate meglio, qua, cercate! Aprite tutte le cuciture! Dammi un coltello! Da! Dobbiamo aprirli tutti! Da qualche parte saranno! Io le devo trovare! Dove vi siete nascoste, maledette? Dove? Io le devo trovare! Maledetti! Cercatele! Se non le trovate, io vi uccido tutte e due! È diabolico! Ti ha giovato il bagno? Spero di sì. Domani ci sarà la grande festa di Saosai e lo Shogun andrà al tempio di Koayama. Per questo ti abbiamo concesso di purificare il tuo corpo con l'acqua. Ho pensato di portarti questi. Sono abiti puliti. Ti prego di indossarli al posto degli altri. Purtroppo non hanno il tuo stemma ricamato. Data la circostanza, ti chiedo di avere pazienza. Retsuto, come ti senti? Da qualche giorno non hai toccato cibo né bevande. Sarai debole. Perché non cerchi di mangiare qualcosa? Cane. Quello che mi fa resistere è l'idea che un giorno non lontano mangerò la tua carne e berrò il tuo sangue. Tamo ha ricevuto un aspro rimprovero dallo Shogun. L'idea di mettere faccia a faccia Retsuto e Itto alla corte dello Shogun è sua, ma la lunga attesa di ciò ha fatto infuriare lo Shogun. Non c'è più molto tempo, maledetto Yaju. Non posso più aspettare che muoia di fame. Lo farò morire simulando un suicidio. Userò uno dei miei potentissimi veleni. Retsuto, è giunto per te il momento di pagare tutto il male che mi hai fatto in questi anni. Sono vicino alla vittoria. Tra poche ore tutto sarà finito.
Fa la nanna bel bambino o chiamo il mago dei veleni? Bel bambino piccolino, dormi o chiamo il mago? Io sono il mago dei veleni che ti fa dormire. È quasi pronto! Rezzuto non ha paura. Sa quello che Tamo sta facendo e quello che ha in mente grazie alle informazioni che gli uomini dell'erba, radunatisi a Edo, gli passano da un lucernario del tetto. Attaccate il fuoco alla cucina. Minuti. È quasi fatta. Adesso.
occorre che tu la chiuda. Vieni qui vicino. Devo parlarti. Conosci il cerimoniale del Karakiri? Dammi un ventaglio. Fa attenzione, ora ti mostro come avviene la cerimonia. Per dimostrarti la mia gratitudine, osserva cosa faccio. Bisogna liberare il corpo dagli abiti. Ci si mette seduti su un cuscino, poi ci si china in avanti. Occorre grande concentrazione per avere il coraggio di piantare la lama. Impara come muore un samurai. La lama. Ecco. La lama è dentro di te. Ancora pochi attimi e la morte verrà a liberarti. È orribile! È mostruoso! Ma perché non riesco a far morire quell'uomo? Aiuto! Oh, cosa? Al fuoco! Dove siete? Dove siete? Aiuto! Al fuoco! Al fuoco! Prendete dei secchi! Ci vuole aiuto! Al fuoco! Muovetevi! Le cucine hanno preso fuoco! Presto! Vogliono secchi, presto! Acqua! 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 Muovetevi! Al fuoco! Portate dei secchi! Acqua! Presto! Muovetevi! Muovetevi! Portate dei secchi! Presto! 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 Aiuto! Muovetevi! Al fuoco! Aiuto! Aiuto! Muovetevi! Gente! Porta! Presto! Svelti! Svelti! Brucia! Brucia! È quello che meriti, cane. Questa è la degna fine di un vigliacco sporco traditore. Accidenti! È terribile! Oggi lo Shogun va a Kobayama! Maledizione! Fare un fuoco oggi significa... fare karakiri! Devo uccidermi! Devo uccidermi! Ho paura! Ho paura! Daigoro, quelle due spade sono la mia anima e quella di Rezzuto. Te le affido. Io ti affido le nostre due anime. So che tu mi capisci. Thank you.
A Edo, durante la grande festa di Saosai, il corteo arriva fino alle mura del castello. Insieme alla gente del popolo, anche lo shogun partecipa alla grande sfilata. Per riuscire ad entrare, Itto si è mescolato alla folla. Fujimon, uno dei tre anziani del Sanico, è il responsabile della festa. Il programma è invariato, è uguale, identico agli anni passati. La parata inizierà a Yamashitamon e scenderà fino a Horibata. Girerà a sinistra per la Sakuramon. Come vedete, non è cambiato nulla. Digli che arrivo subito. Chiedo scusa, devo allontanarmi per qualche minuto. I miei domestici vi porteranno una tazza di tè. Mancate da molto tempo, signore. Sono esattamente 4 anni. Sì. Sono felice di rivedervi. Anch'io. Vostra moglie era una mia cliente affezionata. Mi è dispiaciuto molto quando ho saputo della sua morte. Mi è stato riferito che avete intenzione di chiedermi un favore. Nobile Oga, mi ditemi cosa posso fare per voi. Sarò molto lieto di potervi aiutare. È una questione molto delicata. Vorrei riuscire a entrare al castello il giorno della festa. Mio signore, se ho capito bene, voi chiedete il mio aiuto no, per questo. No, non dicevo in questo senso. Ho intenzione di sfruttare il giorno della festa per miei scopi personali. E temo che ciò procuri dei fastidi a voi che siete l'organizzatore. Voglio chiedere il vostro perdono in anticipo, nobile Fujimon. So di essere scorretto verso di voi e proprio per questo mi inchino umilmente ai vostri piedi. Sono io che mi inchino di fronte a voi. Volete dire che mi concedete il permesso? Non serve il mio permesso. Dopotutto non mi avete chiesto niente di proibito. La festa è di tutti e chiunque la voglia può parteciparvi. L'uso che ciascuno personalmente ne può fare è cosa che a me non interessa. Vi ringrazio di cuore. Non posso dire di avervi fatto un favore. È nulla quello che mi avete chiesto al confronto di tutto quello che voi avete fatto per me e per la mia famiglia quando eravate ancora a Edo. Mi ha molto lusingato il fatto che siate venuto a chiedere la mia approvazione. Caro amico Fujimon, se al castello scopriranno la mia vera identità, vi prometto che farò il possibile per evitare inutile spargimento di sangue. Avete la mia parola. Non voglio che la mia presenza turbi lo svolgersi dei festeggiamenti. Quattro anni prima, quando era stato cacciato da Edo, Itto aveva sepolto questa cassa piena di cari e preziosi ricordi. Dello shogun.
Tamo Abe, in qualità di responsabile delle cucine, dovete rispondere dell'incendio che le ha distrutte. Nel giorno del pellegrinaggio dello Shogun, quel che è accaduto non ha bisogno di prove e non avete alcuna scusante. Lo Shogun pertanto vi condanna, in questo giorno, sotto la guida dell'addetto al cerimoniale, a compiere pubblicamente Karakiri. Preparatevi immediatamente, Tamo Abe. Aspettate, non sono stato io, ascoltate, io posso spiegare l'accaduto. Sentite, è stato Racciuto, è stato lui, ve lo giuro, Racciuto ha incendiato le cucine e ha dato la colpa a me. No, dovete credermi. Io vi ho portato gli ordini dello Shogun, lasciatemi andare. Racciuto, vi prego, controllate. No, vi ho detto di lasciarmi, lasciatemi andare. Non andate via, vi prego, non andate via. Dove sarà ora? Chissà come ha deciso di travestirsi. Il castello è vicino e ancora non lo vedo. Forse ha cambiato idea. Nessuno è più coraggioso di lui. Ecco il castello. Ormai siamo quasi arrivati. Non riuscirà mai a varcare quella porta. Sono inchinati e l'hanno fatto passare. È davvero incredibile. Che uomo. È diventato normale per lui vivere in bilico fra la vita e la morte. Nessuno lo può battere. Non sbagliano quegli uomini che lo chiamano il lupo solitario. È davvero coraggioso come un lupo. Gli auguro di farcela. Maledetto. Rizzuto maledetto. Ho perduto. Non c'è più niente da fare, non ho più via di scampo, ma io non voglio ancora morire. Sono stato giocato! Lo voglio fare, Karakiri! Voglio del sake!
Ma c'è questo, il mio prezioso, preziosissimo veleno. Morirò nel sonno. Gliela farò vedere io a quelli. Rezzuto, non riuscirai a farmi fare karakiri. La mia arma preferita è il veleno. E sarà più veloce dei loro ordini. Neanche a bere il veleno. Voglio morire! Non voglio morire. Entrato nel castello con la parata, Ito dovrà ora oltrepassare San Nomon. Dai cancelli interni fino ai giardini centrali del castello ci sono molte guardie. Ma per oltrepassare questa porta bisogna sottostare a una formalità. Qui i samurai devono dichiarare la loro qualifica e il loro nome. Funzionario addetto al cerimoniale Itogami. Sono qui per una questione della massima importanza. Certo, nobile signore, potete passare. Sapete dove si trova Rezzuto Yaju? Non saprei, signore, dovete chiedere dentro. Ha detto di essere Itogami. Sì, ha detto proprio così. Era un sogno. No, non voglio morire. Non voglio morire. No, non voglio morire. Tamo Abe, dov'è il Rezzuto? Cosa fate qui, Ito? Dove si trova Rezzuto? Come avete fatto arrivare fin qui? Ma forse sto ancora sognando. Dove si trova? È stato trasferito nell'ala meridionale. No, aspettate! Non andate via! Vi prego, dovete aiutarmi!
Aiutatemi, ho tanta paura, aiutatemi! Vogliono farmi fare karakiri! Rezzuto mi ha ingannato, io non c'entro per niente! Ha provocato lui l'incendio, vi prego, aiutatemi! Fatemi uscire da qua! Ascoltatemi, signore! No, non so come siete arrivato fin qui, ma io dico che se siete riuscito a entrare, sicuramente saprete anche uscire da questo posto maledetto. Vi darò tutto quello che volete. Aiutatemi ad uscire. Fatemi uscire da qui o mi uccideranno. Vi prego, aiutatemi. Accorrete, presto, guardie! Il lupo solitario è qui! Il lupo solitario è arrivato in questo palazzo! Guardie, accorrete! I togami nel palazzo da quella parte! Di là! Signore, di là. Calmatevi! Venite dentro, no, su, venite! Lasciatemi! Ho visto i togami! Forse è stato un sogno! Calmatevi e preparatevi per la cerimonia che vi attende. È vero, povero me! Questi sono tutti uomini dell'erba. Rezzuto. Itto. Sei stato tu a chiamare qui le spie dell'erba? Sì, sono stato io. Alcune sono già arrivate. Dopo di me gli Agiu non esisteranno più. Sono l'ultimo e devo onorare il mio nome. Non ho dimenticato che ci attende ancora uno scontro all'ultimo sangue sulla riva del fiume. La mia anima è rimasta sulle rive dell'Acco, neanche io me ne sono dimenticato. Ne sono felice. Tra poco ti ucciderò. Devo soltanto sistemare alcune cose. Avrei dovuto prendere il veleno. Perché non ho avuto il coraggio? Ora dovrò soffrire. Perché non sono morto invece di dormire? Sei un povero vigliacco. Potresti almeno provare a morire come un samurai. Io non sono un samurai! Mia madre era pazza. E mio padre l'ho ucciso io col veleno. Il mio vero padre non l'ho mai conosciuto. Cosa c'entro io con i samurai? Io non ho mai aspirato a diventare un samurai. È giunto il momento. Alzatevi. Avanti, che vi succede? Muovetevi. Forza. Ora sistematevi al vostro posto. Mi avete capito? Avete diritto a un'ultima ciotola d'acqua. Datemi un contegno, Tamoame. Se lo desiderate, potete esprimere le vostre ultime volontà e fare testamento. Che cosa aspettate? Diteci qualcosa su di voi.
Ninna nanna, bel bambino, dormi, dormi, ecco il mago dei veleni che ti fa dormire. Ninna nanna, piccolo, piccolo, vai la nanna, bel bambino, vai la nanna, ecco il mago dei veleni che ti fa dormire. Bevi, bevi, turbi noi, bevi, bevi, è una scena rivoltante. Siete pronta adesso, Tamo? Forza, procedete! Su! E ora, forza! Tenetelo fermo! Lasciatemi! Non voglio morire, pietà! Pietà, pietà! Non voglio morire, lasciatemi! Non voglio morire, vi giuro! Abbiate pietà! Pietà! No! 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 Riuscirai a morire con onore? Te l'ha detto al cerimoniale. In nome dello Shogun, uccidetemi voi. È buffo pensare che me ne vado prima di voi e di Rezzuto. Oh, oh, oh.
Tamo Abe, mago dei veleni, è morto. Un uomo che non era nato per diventare samurai, ma che ha saputo ritrovare, all'ultimo momento, il coraggio di una morte dignitosa. Lo scontro finale fra Itto e Rezzuto è ormai prossimo. La luna piena illumina la tiepida notte di primavera e sembra voler infondere fiducia al cuore della gente addormentata.